Allora, innanzitutto è stata una partecipazione inaspettata. È vero che è un po' in calo rispetto alle ultime primarie, ma noi non ci aspettavamo questa partecipazione. È una soddisfazione per il Partito Democratico, per i nostri elettori, per i nostri simpatizzanti. Quindi è stata una bella risposta. Questo significa che il partito c'è, è vivo, ma a prescindere dal risultato finale, perché è stata una bella partecipazione, a prescindere che abbia vinto Zingaretti, che noi facciamo gli auguri di buon lavoro. Martina era il candidato del governatore, ma non ci facciamo la testa, ecco, l'obiettivo principale era vincere la segreteria regionale. Ci siamo riusciti con le annunziate, che è stato un risultato bellissimo con una forte maggioranza. La nostra indicazione del governatore era per Martina, ma con grande serenità, con grande tranquillità. Cioè, non è stata una battaglia, ma è stata una bella partecipazione spontanea e democratica. Il Valoridiano ha risposto bene, abbiamo eletto Claudia Colitti al nazionale, Vittorio Esposito e Francesco Spinelli al regionale, Etta Pinto nella lista del Basso De Caro, ed è stato anche per il nostro territorio una bella soddisfazione avere tre rappresentanti in seno all'assemblea regionale e nazionale. Ecco, una nel nazionale e due nel regionale. Lei si sta preparando a proposito per le comunali a Sala Consilina? Pensa di candidarsi? È una domanda da $1 milione. Vediamo se ci sono le condizioni, lo faremo. Se ci sono le condizioni, staremo a casa con grande serenità.